Partiamo subito con il nostro finto anello magico. Quindi faccio 1, 2, 3 catenelle, entro nella prima catenella e faccio una maglia bassissima. A questo punto, 2 catenelle mi sostituiscono la prima mezza maglia alta. Carico il filo, entro dentro l'anellino che ho fatto con le catenelle. Mi porto dietro anche il codino di avviamento, così lo lavoro subito. Porto fuori il filo e faccio passare lungo tutte le asole, così faccio la mia mezza maglia alta. Di nuovo carico, entro, carico ed esco. E siamo a 3, 4, carico, entro. 5, carico, entro e 6, per un totale di 6 mezze maglie alte. A questo punto entro nella seconda catenella che ho fatto per alzare il lavoro, quelle che ci sostituiscono la prima mezza maglia alta, e faccio una maglia bassissima. A questo punto cambio colore. Devo cambiare colore, quindi ho fatto il mio cappietto bianco. Entro, in una delle maglie che ho fatto nel giro precedente, metto anche il cappietto all'uncinetto e lo faccio passare all'interno della maglia. A questo punto entro, no, scusate, faccio, no, sì, entro nella maglia successiva e faccio una maglia bassa. E faccio 11 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Nello stesso punto entro e faccio una maglia bassissima. A questo punto di nuovo 11 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Entro in quella successiva e faccio una maglia bassissima. Di nuovo 11 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nella stessa maglia. Entro e faccio una maglia bassissima. 11 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nella maglia successiva entro, questa è un po' stretta, entro e faccio una maglia bassissima in questo modo e di nuovo procedo in questo modo 4 5 6 7 8 9 10 11 nello stesso punto maglia bassissima 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, nel punto successivo, maglia bassissima. Ok, sto facendo l'ultimo petalo, quindi ho fatto le 11 catenelle, entro qua dentro dove ho già iniziato l'altro petalo. E chiudo con una maglia bassissima. A questo punto posso tagliare il filo. Ok, abbiamo quindi i nostri 12 petali. A questo punto dovremo fare il nostro cappietto. Dopodiché entriamo, prendiamo un petalo e dobbiamo contare entrare nella sesta catenella. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
entro nella sesta catenella, faccio passare il mio cappietto in questo modo e faccio una e due catenelle. A questo punto conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, entro nella sesta catenella successiva e faccio una maglia bassa. 1, 2 catenelle, mi sposto nel petolo successivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entro nella sesta catenella e faccio una maglia bassa. Di nuovo 2 catenelle, sesta catenella, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entro nella sesta e faccio una maglia bassa. Qua sono entrata un po' male. Aspetta che rifacciamo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, 2 catenelle, mi sposto nel successivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e faccio la mia maglia bassa. Continuo in questo modo per tutto il giro. Ok, sono arrivata alla fine, ho fatto le ultime 2 catenelle, entro nella prima maglia, nella prima catenella verde. E faccio una maglia bassissima. Ok, a questo punto mi sposto con una maglia bassissima, sì, bassissima, nello spazietto successivo, faccio 3 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta. Carico il filo tutto dentro questo spazio, entro, maglia alta, entro, maglia alta. 2 catenelle di separazione e di nuovo 3 maglie alte, tutte dentro allo stesso spazio. 2 e 3. Carico il filo, mi sposto direttamente nel vano successivo, quindi dove abbiamo fatto le 2 catenelle tra un petolo e l'altro, e faccio 3 maglie alte. Una, 2, prendo un po' di filo e 3. Carico il filo, entro direttamente nello spazio successivo e faccio altre 3 maglie alte. 2 e 3. Dopo aver fatto questi due blocchi di 3 maglie alte, carico il filo, entro nel successivo e facciamo di nuovo l'angolo, quindi 3 maglie alte, tutto dentro lo stesso spazio, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Dopodiché, di nuovo nei due spazi successivi farò un gruppo di 3 maglie alte in ciascuno spazio, quindi 1, 2 e 3. Mi sposto e di nuovo 1, 2 e 3. Mi sposto e rifaccio l'angolo, quindi 3 maglie alte. Ops, mi è scappata. Una, 2, 3, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte nello stesso punto. 1, 2, 3. Di nuovo nei due spazi successivi faccio 2 gruppi di 3 maglie alte, 2 e 3. Mi sposto
e di nuovo 3 maglie alte, e dopodiché rifarò l'angolo e continuo in questo modo, alternando in questo modo qua. Sono arrivata alla fine, a questo punto entro nella terza catenella che ho fatto per alzare il lavoro e chiudo con una maglia bassissima. Ok, a questo punto posso tagliare il filo. A questo punto entro in un angolo, faccio passare il mio cappietto e molto semplicemente faccio sostanzialmente la stessa cosa, quindi 3 catenelle per alzare il lavoro mi sostituiscono la prima maglia alta, altre 2 maglie due catenelle e di nuovo 3 maglie alte nello stesso spazio, quindi nello spazio dell'angolo, 2 e 3. A questo punto carico il filo e mi sposto direttamente nello spazio tra i due blocchi da 3 del giro precedente. Vedete che c'è questo spazietto qua, qua dentro. Carico il filo, entro e faccio le mie 3 maglie alte, 2 e 3. Carico il filo, mi sposto in quello successivo. E di nuovo 3 maglie alte, una, due e tre. Carico il filo, mi sposto in quello successivo e di nuovo 3 maglie alte. Carico il filo, mi sposto nell'angolo. E di nuovo 3 maglie alte, una, due e tre, 2 catenelle e 3 maglie alte. E procedo in questo modo per tutto il giro. Sono arrivata all'ultimo blocco, entro nella terza catenella che ho fatto per alzare il lavoro e chiudo con una maglia bassissima. A questo punto, maglia bassissima mi sposto, entro nell'angolo, maglia bassissima mi sposto, 3 catenelle che mi sostituiscono alla prima maglia alta e rifaccio un giro esattamente uguale al giro precedente, quindi faccio le mie 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e poi proseguo fino al successivo angolo con i gruppetti da 3 maglie alte. Così facciamo un ulteriore bordo al fiore che lo risalta, insomma, e arriviamo anche a una misura più corretta. Una volta fatta la nostra mattonella centrale, dobbiamo fare i due triangoli laterali che ci formeranno la bandana. Allora, parto facendo 3 catenelle, 1, 2, 3 e una maglia bassissima nella prima catenella fatta, creando in questo modo una sorta di anellino. A questo punto faccio 4 catenelle che ci sostituiscono una maglia alta, le 3 catenelle, e la quarta catenella lo spazio di separazione. Carico il filo e sempre dentro a quest'angolino vado a fare 3 maglie alte, quindi una, due e 3. Una catenella di separazione e altre 3 maglie alte, sempre tutte dentro a questo anellino. Una, due e 3. Una catenella di separazione e una maglia alta dentro all'anellino. Vedete che mentre l'ho lavorato ho
infilato dentro il codino di avviamento. In questo modo poi dovrò solo tagliarlo ed è già fermo. A questo punto di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Giro il lavoro, carico il filo e nello spazio di una catenella del giro precedente entro e faccio 3 maglie alte, quindi una, 2, 3, una catenella di separazione, carico il filo e nello spazio centrale di una catenella del giro precedente entro e faccio 3 doppie maglie, 3 maglie alte, una, 2, 3, una catenella e 3 maglie alte sempre dentro questo spazio centrale. Lo spazio centrale è quello che utilizziamo per fare l'aumento sostanzialmente. 2 e 3. Una catenella. Ci spostiamo nell'ultimo buco, nell'ultimo spazio fatto da una catenella del giro precedente, 3 maglie alte. 1. 2 e 3, dopodiché una catenella, carico il filo e dentro proprio alla catenella fatta, diciamo, per alzare il lavoro del giro precedente, entro e faccio una maglia alta. Così riteniamo, diciamo, la struttura di finire e iniziare con una maglia alta. Di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Giro il lavoro, carico il filo e nel primo spazio 3 maglie alte. 1, 2, 3. Una catenella, mi sposto nello spazio successivo, 3 maglie alte. 1, 2, 3, una catenella, mi sposto nello spazio centrale, qua dovremo fare l'aumento, quindi 3 maglie alte, una catenella e altre 3 maglie alte, tutte dentro allo stesso spazio. 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. 2, 3. Procedo in questo modo fin quando non avrò, vedete, questa è la parte iniziale, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spazi, quindi 7 righe, perché vediamo, questa è quella dell'avviamento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 righe, quindi 7 spazi. Dovremo fare due triangoli fatti in questo modo. Ok, una volta che abbiamo i nostri due triangoli, il montaggio è sostanzialmente questo, quindi un triangolo da questa parte e un triangolo da quest'altra, in modo che faccia appunto la forma della bandana. Per unirli semplicemente facciamo il nostro cappiettino, si può fare sia con l'uncinetto sia con l'ago. Praticamente entriamo, vediamo se riesco a mettere un po' a fuoco. Entriamo nell'asolina esterna, quindi vedete che c'è una sorta di V, ok? Una parte della via interna e una parte della via esterna. Entriamo in quella esterna, ok? In questo modo, e in quella esterna, che però messa diciamo speculare sembra quella interna, del nostro triangolo, in questo modo. A questo punto mettiamo il nostro cappietto, lo tiriamo un po' e lo facciamo passare tra le due asole. Una volta che ci siamo agganciate, entriamo nell'asola esterna della mattonella, nell'asola esterna, che però in questo caso, dato che è specchiata, guarda noi, di quella del triangolo speculare, carico il filo. Faccio passare e senza ricaricare il filo rifaccio passare dentro. Quindi con una maglia bassissima entro
entro, chiudo con una maglia bassissima, entro, entro, chiudo con una maglia bassissima e proseguo in questo modo per tutto il perimetro. Vedete? Ecco, la cosa importante, almeno, si può anche giocare con i contrasti, però secondo me viene meglio se i triangoli e il filo di cucitura, diciamo, sono dello stesso colore. Ora, non preoccupatevi se il numero di maglie non è esattamente lo stesso. Potete eventualmente fare due maglie basse nello stesso punto in modo da aggiustarlo, perché ovviamente essendo due diciamo stili completamente più o meno dovrebbero essere uguali. Vedete che corrispondono abbastanza, però mettete che magari vi viene un po' più largo piuttosto che sbagliate un punto, perdete un punto e vi manca qualche punto per essere proprio precisa, perché comunque capita, potete tranquillamente fare due maglie basse in una in modo da recuperare o saltarne una in modo da recuperare in difetto, diciamo. In questo caso penso di essere abbastanza precisa. Però, essendo appunto che capita spesso che magari durante questa lavorazione salti una maglia, c'è anche questo trucchetto, ecco. Quindi procediamo in questo modo. La cosa migliore in questi casi è cercare di fare un pezzo unico, quindi non staccare il filo. E attaccarsi, diciamo, subito all'altro triangolo, no? L'altro triangolo va messo così, quindi noi siamo già attaccati qua, entriamo nell'asolina interna dell'altro triangolo, passiamo il filo e lo facciamo passare, vedete, sono in questa situazione, carico il filo, faccio passare dalla prima asola, faccio passare dalla seconda asola. Poi ripariamo bene le due metà e ricominciamo facendo lo stesso lavoro che abbiamo fatto col triangolo precedente. Ok? E proseguo in questo modo. Ok, sono arrivata alla fine, taglio il mio filo. Faccio passare con una maglia bassissima in modo da fissarlo e abbiamo terminato la struttura della bandana. Ok? Non vi preoccupate di questi piccoli, diciamo, le piccole V, perché adesso facendo il contorno andiamo a sistemarle. Oltre al fatto che adesso la cucitura è appena fatta, quindi è un po' rigida, però poi andandole a stirare si appiattisce parecchio. Ok? A questo punto ci agganciamo con il nostro filo verde, io lo faccio verde per riprendere i colori, potete farlo bianco, potete farlo sempre rosa, ovviamente è puro gusto personale, ecco. Ci attacchiamo qua nella prima catenella disponibile, facciamo le nostre 3 catenelle. No, scusate, 4 catenelle e nello spazio subito disponibile facciamo le nostre 3 maglie alte. Quindi una, due, e tre. Una catenella, mi sposto nello spazio successivo. E semplicemente vado a riprendere tutto il motivo granny attorno alla bandana per dargli, diciamo, quegli ultimi centimetri che servono in larghezza. Ok, quindi procedo in questo modo per tutto il perimetro. Ok, quindi qua, poi qua avremo le nostre 3 maglie alte qua.
catenella dentro a questo spazio qua. Aspetta che non si vede. Dentro a questo spazio qua facciamo le nostre altre 3 maglie alte e riprendiamo tutto il motivo, insomma. Quindi procediamo in questo modo. Ovviamente nell'angolo faremo l'aumento, quindi i due gruppi. Riprendiamo tranquillamente il motivo che abbiamo fatto fino adesso. Ok, vedete, sono arrivata al punto di giuntura, ho fatto la mia catenella di separazione, carico il filo, entro proprio a metà della cucitura e faccio le mie 3 maglie alte, 2 e 3. Una catenella, mi sposto nello spazio successivo e quindi così faccio tutto il perimetro. Ops, è scappato. Quindi mi sono persa una catenella, una, mi sposto e faccio le mie 3 maglie alte. Proseguo fino a qua, qua farò il mio aumento esattamente come nella mattonella triangolare e procedo così per tutto il giro. Finiamo nel nostro ultimo spazio con le 3 maglie alte, una, due e tre, una catenella e un'ultima maglia alta nella terza catenella di avviamento, quindi proprio dentro la catenella. A questo punto di nuovo 4 catenelle. Giro il lavoro e faccio un secondo giro di questo, diciamo, pattern, di questo motivo, in modo da aggiungere appunto quei centimetri che mancano, perché ovviamente per fare la struttura interna, diciamo, bisogna adattarsi alle misure della mattonella, però poi col punto granny andiamo a raggiungere una misura giusta per una bandana, anche se poi alla fine sono proprio pochi centimetri in più, ma insomma servono per poi dare una forma precisa. Quindi proseguo e faccio il mio secondo giro. Ovviamente poi se qualcuno vuole fare, io faccio una bandana standard, anzi anche leggermente più piccola delle standard perché mi piace di più, una forma leggermente più piccola perché fa meno la piega, diciamo, attorno alla testa. Però sono appunto gusti, se uno vuole farla più piccola o più grande, basta che aumenta o diminuisce le righe di questa rifinitura. Almeno una riga la consiglio appunto per dare uniformità a tutto il progetto. Se invece uno vuole fare proprio una bandana grossa, perché magari, che ne so, sto pensando ad esempio a chi magari ha i capelli ricci, che ha bisogno di una bandana un po' più grande, no? Chi magari ha i capelli molto ricci preferisce averla un po' più grande, basta fare qualche riga in più di questo motivo che stiamo facendo adesso. O invece, se volete farla appunto per una bambina, fate una sola riga piuttosto che ne fate due e viene una bandana, diciamo, normale che si adatta bene o male a tutte le teste, ecco. Quindi procedo in questo modo. Una volta arrivati alla fine, semplicemente tagliamo e andiamo a fare l'ultimo giro. Quindi taglio, chiudo la mia bandana con una maglia bassissima per sicurezza. A questo punto andiamo a prendere il nostro cappietto dell'altro filo. Andiamo a fare una cinquantina di catenelle, tenete conto più o meno 15 centimetri se state usando un filato diverso. Allora, questa qua, ok, e partiamo 1, 2, 3,
4, 5, 6. Alla fine io ho fatto 60 catenelle per circa 20 centimetri, perché effettivamente 15 era un po' troppo poco. 20, 21 centimetri è più giusto, insomma, giusto lo spazio per fare appunto il nodo dietro. A questo punto prendiamo la nostra mattonella, la nostra bandana, ci attacchiamo, ovviamente stando sul lato dritto, quindi questo qua lo vedete sostanzialmente sia dalla cucitura qua che dalla mattonella, questo qua è il lato giusto, dritto. A questo punto ci attacchiamo dal lato dritto, praticamente io ho il mio cappietto, entro nella catenella, semplicemente in questo modo, carico il filo, tiro fuori e faccio passare anche dentro questa catenella. A questo punto una catenella e dentro questo spazio di maglia alta possiamo anche entrare dentro le catenelle, quindi una maglia bassa dentro la catenella, una maglia bassa nella catenella successiva. Finché siamo sul verde possiamo entrare nella catenella. Poi passiamo a quella successiva. Idem. Finché siamo nel verde possiamo farlo perché rimane un po' più strutturata e non si vede lo stacco di colore. Quando passiamo al colore diverso, andiamo proprio dentro allo spazio. Perché se io entro dentro qua, vado a aprire la maglia con due colori diversi e dà un effetto non molto pulito. Mentre se io entro proprio, copro totalmente il colore sotto e ha un effetto più ordinato. Quindi dove ho lo spazio, il corpo della maglia alta, ne faccio due, nella congiunzione ne faccio una. Corpo della maglia alta, faccio due maglie basse, congiunzione, una maglia bassa. Corpo della maglia alta, due maglie basse, congiunzione, una maglia bassa. Corpo della maglia alta, due maglie basse. Vedete come il lavoro risulta più preciso. E procedo in questo modo fino alla fine. Quindi facciamo tutto il bordo superiore della nostra bandana. Arrivati alla fine, rifacciamo le nostre 60 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una volta fatte, taglio il mio filo, faccio passare, così faccio l'ultima chiusura, volendo si fa anche un nodino di sicurezza, giusto giusto che finisca proprio l'attaccatura, così. Ok, andiamo a stirare. Ed ecco qua finita la nostra bandana all'uncinetto primaverile con questa bella margheritina. Grazie come sempre di avermi seguita, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare le notifiche, mettere like, commentare, condividere i video e per chi vuole c'è anche la possibilità di abbonarsi al canale. Grazie e ciao!